Ecco, guardate, oltre alle due torri gemelle crollò anche un edificio lì vicino, la torre 7 del World Trade Center. Ma com'è crollata se nessun aereo l'ha colpita? Esplosioni controllate? Questa è una delle domande principali che ha alimentato fortemente le tante tesi complottiste relative all'11 settembre 2001. Ce l'avete chiesto in tantissimi di fare un video proprio sulla Torre 7, quando un anno fa abbiamo realizzato il video sulla dinamica dei crolli della Torre Sud e della Torre Nord. Nel caso ve lo foste perso, ve lo lasciamo nei commenti. Per cui in questo video vi presentiamo la versione ufficiale, quella del NIST, National Institute of Standards and Technology, che è la versione condivisa dalla maggior parte della comunità scientifica e basata su analisi e simulazioni numeriche. A questa versione si aggiungono sicuramente diverse tesi discordanti, come sapete, e una di queste, quella del prof. Huxley dell'Università dell'Alaska, ha prodotto delle modellizzazioni numeriche e un report. Parleremo anche di questo alla fine del video. Fatta questa premessa doverosa, andiamo al sodo. Perché l'edificio 7 è crollato anche se nessun aereo l'ha colpito? È possibile, come molti hanno insinuato, che siano state delle esplosioni indotte a provocare il crollo? L'edificio 7 era di 47 piani, distanti circa 105 metri dalla Torre 1, crollata alle 10:28 dell'11 settembre 2001. Aveva la forma di un trapezio irregolare e, considerando tutti i piani, aveva una superficie totale di 200.000 metri quadri. Nel 1970 venne ultimata la costruzione dei primi sei piani, progettati per ospitare la sottostazione elettrica che alimentava tutto il complesso del World Trade Center. Solo 20 anni dopo vennero aggiunti gli altri 41 piani per ospitare nuovi uffici. La struttura originaria era stata progettata per reggere il carico dei primi 4 piani, più un'eventuale aggiunta di 25 piani. Nel 1990 l'edificio 7 venne ultimato con un totale di ben 47 piani. I piani 5 e 6 erano spazi meccanici e da qui partivano le 8 travi di trasferimento a sbalzo aggiunte per reggere i piani superiori. Come indica il nome, queste travi in acciaio sono servite a trasferire il carico dei piani sopra il settimo piano alla struttura originaria dell'edificio 7. 21 delle 24 colonne interne costituivano il nucleo rettangolare dell'edificio. Guardate bene la figura. Dal piano 7 al 47 l'edificio era sostenuto da 24 colonne interne e 58 colonne perimetrali. Ma fate attenzione a queste tre colonne, la 79, la 80 e 81, che sono cruciali per capire la dinamica del crollo, perché la sequenza del collasso è cominciata proprio in quest'area qui. Le tre colonne a est erano particolarmente grandi rispetto alle altre, perché essendo l'edificio 7 a forma di trapezio irregolare, dovevano sostenere delle campate più lunghe del pavimento, questo sul lato est dell'edificio. I pavimenti erano costituiti da travi metalliche rivestite di cemento armato e il loro spessore era maggiore nei primi 7 piani rispetto a quelli dall'ottavo al 47esimo. Le travi e il cemento si distribuivano il peso a vicenda e a loro volta lo distribuivano alle colonne. Sia i solai che le colonne erano rivestite da materiale ignifugo, una protezione contro il fuoco calcolata per aumentare il tempo di resistenza di 2 ore per i pavimenti e 3 ore per le colonne. Secondo i rapporti del NIST, attenzione, è stato il cedimento della colonna 79 a innescare una serie di eventi a cascata fino a provocare il collasso dell'intero edificio. Ora attenzione! L'edificio 7 era dotato di un sistema antincendio sprinkler collegato a 2 fonti di approvvigionamento idrico. Per i primi 20 piani la fonte d'acqua, sia primaria che di riserva, era la rete idrica cittadina. Dal 21esimo piano in su, invece, il sistema era alimentato da serbatoi collocati al 47esimo piano. Dal momento che i crolli delle torri danneggiarono la rete idrica, per i primi 21 piani non era disponibile una fornitura d'acqua secondaria. Detto ciò, come si sono scatenati gli incendi secondo il NIST? Quando è venuta giù la Torre Nord, i detriti, anche infuocati, sono schizzati a centinaia di metri di distanza, colpendo vari edifici, tra cui la Torre 7. Oltre a danneggiare la struttura a sud-ovest dell'edificio, hanno provocato incendi su almeno 10 piani tra il settimo e il trentesimo piano. Secondo le ricostruzioni del NIST, è sui piani dal 7 al 9 e dall'11 al 13
XIII, che gli incendi hanno trovato le condizioni favorevoli per diffondersi senza controllo. In primis perché il sistema antincendio, come già detto, non funzionava, e poi perché alcuni di questi piani, che facevano parte della costruzione aggiuntiva, erano stati concepiti per ricavare tante postazioni di lavoro e quindi erano pieni di materiale da ufficio, quindi combustibile come scrivanie e materiale cartaceo. Ecco, come vedete in questa planimetria, tanti piccoli uffici circondavano il nucleo dell'edificio. La temperatura raggiunse circa 600 gradi Celsius, temperatura certo non sufficiente a fondere l'acciaio, ma sufficiente a indebolirla. Secondo il NIST, le travi e i collegamenti dei solai, che erano ricoperti da materiale ignifugo più sottile rispetto alle colonne, hanno subito una cosiddetta dilatazione termica, cioè quando l'acciaio viene riscaldato il suo volume tende a aumentare, e se questa espansione è contrastata da colonne o altre elementi in acciaio, si sviluppano delle forze che possono praticamente creare delle instabilità. Secondo il NIST è avvenuto proprio questo alla trave a campata lunga che collegava la colonna 44 alla colonna 79. Subì una dilatazione data dall'espansione termica, oltre che ovviamente all'indebolimento inevitabile delle alte temperature. Così ha perso la connessione con la colonna 79, avviando il cosiddetto collasso progressivo. Il pavimento del tredicesimo piano ha così perso il supporto ed è crollato. La colonna 79 di conseguenza si è praticamente piegata verso il basso, innescando un crollo a cascata sui pavimenti sottostanti. Tutto ciò portò a un indebolimento strutturale anche delle colonne 80 e 81. L'acciaio di cui erano fatte le colonne, deformandosi, non ha potuto più reggere il peso dell'intera struttura, spostando tutto il carico verso ovest. Questo ha provocato la deformazione delle colonne del nucleo centrale dell'edificio, facendo collassare i piani su se stessi e quindi tutto il grattacielo. Esplosioni controllate. Perché il NIST ha escluso totalmente la possibilità che l'innesco, ovvero il fallimento della colonna 79, possa essere stato causato da detonazioni indotte? Dopo aver ricostruito lo stesso identico scenario in laboratorio, gli esperti hanno verificato che per causare questo danno così grande sarebbe stato necessario un tipo di esplosivo che in primo luogo avrebbe distrutto tutte le finestre, rimaste invece intatte fino al momento del crollo, e soprattutto il rumore di tale esplosivo sarebbe stato enorme, addirittura 10 volte più forte che essere davanti agli altoparlanti di un concerto rock. Altro elemento, un'esplosione non avrebbe fatto accartocciare verso l'interno le pareti dell'edificio, piuttosto le avrebbe fatte schizzare verso l'esterno. Secondo il NIST, quindi, quello della Torre 7 è considerato il primo caso ufficiale di collasso progressivo sotto azioni indotte da incendio. Questo ha portato ovviamente a rivedere le normative per migliorare la progettazione dei grattacieli alti, per esempio prevedendo l'uso di materiale ignifugo più resistente e anche capace di evitare l'espansione termica dell'acciaio, proprio per ridurre ulteriormente il rischio di crolli, anche in caso di eventi catastrofici come quelli dell'11 settembre. Ecco, questa è la ricostruzione del NIST, plausibilmente quella che, secondo le modellizzazioni numeriche, riesce a spiegare nella maniera più attendibile dal punto di vista tecnico-scientifico il crollo dell'edificio 7. Questa versione è accettata dalla grande maggioranza della comunità scientifica internazionale, ma non da tutti. Uno su tutti è il professor Huxley dell'Università dell'Alaska, che in collaborazione con AND 911, cioè un'organizzazione no profit americana che promuove la teoria del complotto, ha redatto un nuovo rapporto di rivalutazione strutturale, ve lo metto in descrizione per chi voglia leggerlo, e allo stesso tempo ha richiesto di riaprire le indagini. Il gruppo di ricerca capitanato dal prof Huxley ha essenzialmente dichiarato due cose. Uno, che il collasso non fu causato dal fuoco, come afferma il NIST. Due, il collasso fu un cedimento globale, cioè causato da un cedimento quasi simultaneo di ogni colonna dell'edificio. Questo è quello che si dice nelle conclusioni del report. Come potete immaginare, c'è poi chi dice che queste simulazioni fatte dal prof Huxley siano poco attendibili, perché, esempio,
il vincolo di appoggio delle strutture con il terreno di fondazione è stato analizzato con un incastro perfetto, vale a dire con un elemento infinitamente rigido. Questa è una semplificazione forzata rispetto alle complessità di un sistema di fondazioni come quello. Come sapete, soprattutto sul web, quindi non in ambito puramente scientifico, questo argomento è molto dibattuto. E da parte del NIST non c'è stata ancora una risposta al prof. Huxley, questo va detto. Carissimi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero sia stato interessante. Già so che nei commenti ci saranno due fazioni: ah, voi siete dei filoamericani, ah, bravissimi! Abbiamo semplicemente cercato di sintetizzare la versione ufficiale del NIST. Sicuramente voi potete essere in accordo o in disaccordo. Noi abbiamo cercato semplicemente di fare un video divulgativo quanto più consistente possibile dal punto di vista tecnico-scientifico, e vi abbiamo anche raccontato un esempio rappresentativo di chi pensa qualcosa di differente, come il prof. Huxley. In ogni caso, trovate tutte le fonti in descrizione. Io vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!